Non me ne frega, non me ne frega, tanto la metto, prendo la telecamera analogica e va, appunto, a posto, sono a posto con voi. Allora, se voi siete onesti con me, devo tenere sempre la mia prova analogica, allora? Non è giusto quello che fa Zuckerberg in questo momento. WhatsApp e Instagram, sono tutte in mano a chi poi? In mano a sto contatto di Homer, chi ce l'ha? Agropoli, non me ne frega niente. Io sono qui per parlarvi di medicina, una cosa seria, molto seria. Una cosa seria da curare col sorriso assolutamente, perché all'epoca di quando avevo nel 96 era un grande ragazzino che già se la vedeva da solo, largo campo, era DJ ed era molto conosciuto e girava insieme alla reginetta Luciana, erano loro due, insieme pure a Ida tra l'altro. Ti ricordi che dovevano gettarmi i fiori da terra prima che entrasse il divino, il Paolino? Va bene, questo è un altro discorso. Poi, che sei successo ad Homerus invece? Al nuovo Homerus 2019, vecchio Dolphin X, che per un semplice disturbo bipolare attacca sua madre. Per una semplice deviazione del cervello che arriva all'orecchio, che non è altro che una voce, non era la voce che minacciava, era una semplice disfunzione del bipolare. Bene, mia madre mi portò da uno psicologo per sapere perché non andava. L'ho psichiata subito, mi disse: sei diverso, devi prendere la medicina. Ecco la prima prolattina. Poi tante droghe, altra prolattina, attenzione, ancora più piena di principi attivi di prolattina. Tra droghe, assunzione di farmaci e tolti farmaci, le mie gambe a terra. Altri principi di avvelenamento, semplice mangiare qualcosa che è andata male, che può capitare a tutti. Semplice, le cadute e vado a terra le gambe. Subito dopo incontrai la cara Luciana e forse anche Ida, non mi ricordo chi ci stava, in una casa. Non mi ricordo di chi, fosse di Peppe Nero, Peppe Gallozzi, fosse a casa sua o a casa di... E mi disse, Luciana, mi disse, ma come stai? Ma perché riprendi le medicine? Non è che è peggio? Ho detto, sì, è peggio anche questo, è peggio così. E vabbè, però loro facevano di tutto con le droghe in quel periodo, io non fumavo manco. Va bene, insomma... L'unico metodo per evitare la chemioterapia è che poi è sempre stato lo stesso. A casa sua e a casa degli altri vuole solo farvi schiattare di risate. Ecco che fa. In realtà Paoletto fa il comico per voi, per farvi stare allegri, per farvi stare di cuore a cuore leggero, vi vuole far stare, vi vuole far ridere. E se ci siete pieni di scene di Paoletto dappertutto, lui il primo metodo, prima di era il metodo Gerson, solo può mangiare poca, bere poca acqua, mangiare poco e bere il caffè. Viene prima di tutto il metodo del sorriso degli indiani. Essere felici anche alla dittatura del tumore, anche alla dittatura mentale, a tutto, essere sempre felici, rispondere con felicità, con sorriso, tranquillo, perché io sempre do un giudecca su. Non ci potete fare niente, io faccio anche il comico, a me piace la commedia dell'arte perché sono italiano. Guardate poi Don Gopalo, perché si è sempre arraggiato e incazzato nelle sue canzoni, e alla fine non ne fa.